27esima domenica del tempo ordinario. Continuiamo sempre la lettura tratta dal Vangelo secondo Marco, che è il Vangelo caratteristico di questo anno B. Il capitolo è il capitolo decimo, dal versetto 2 al versetto 16. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lasciò suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Continua la serie di catechesi che Gesù sta facendo ai suoi discepoli. Adesso abbiamo alcuni farisei, si avvicinano a Gesù, lo vogliono mettere alla prova su una questione che riguardava il matrimonio. Se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Secondo la legge mosaica era lecito. Le varie scuole di pensiero discutevano soltanto su quelli che potevano essere i motivi per cui una donna poteva essere ripudiata. E potevano essere anche motivi futili, a discrezione del marito, ad esempio, se mostrava una caviglia, oppure comunque se faceva qualcosa che al marito non sembrava bello. Comunque c'erano varie scuole. Chiedono a lui che cosa pensa di questo. Allora Gesù fa la domanda: che cosa ha ordinato Mosè? E loro ripetono quello che c'è scritto nella legge. Siamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24. Gesù però cosa fa? Non dice: sì, potete ripudiarla per queste motivazioni. No, Gesù va al cuore, va al senso profondo della legge di Dio, va al principio, cita la Genesi. Potevano sì ripudiarla secondo la legge di Mosè, dice, ma questa norma è stata messa per il cuore duro. Quindi bisogna ritornare all'origine, dice Gesù. Il desiderio e il piano originario di Dio era diverso. E quindi, citando la Genesi, fa capire che non è possibile, perché si diventa una carne sola. Gesù quindi la vede come una donazione reciproca, totale e definitiva. Non sono più due, ma sono una carne sola. Qualcuno potrebbe in fondo domandarsi: ma allora, se il tribunale della Chiesa, la Sacra Rota, scioglie un matrimonio, non è che viene sciolto il matrimonio, ma si prende atto, dopo aver fatto le opportune verifiche, che il matrimonio non c'è. È stato sì celebrato, ma mancavano i requisiti fondamentali. Quindi il matrimonio non c'è e quindi si prende atto che
che il matrimonio di fatto non esiste. Mentre invece un matrimonio che è vero, che è tale, è un vero matrimonio, non può essere sciolto. Però è un aspetto importante, quindi continuano a interrogarlo anche quando vanno a casa. Gesù va oltre la legge mosaica e mette in evidenza anche quella che era l'usanza tipica, ad esempio, dei romani. Secondo la legge mosaica, solo il marito poteva ripudiare la moglie. Invece adesso Gesù dice: non va bene questo, ma non va bene neanche che la moglie ripudi il marito, se no commettono adulterio tutte e due. Poi ci sono dei bambini che glieli portano, Gesù li tocca, i discepoli non vogliono disturbare il maestro e Gesù dice: lasciate che vengano a me. Perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio? Bisogna saperlo accogliere come lo accoglie un bambino. Quindi il bambino anche qui non è simbolo della purezza, ma è simbolo di colui che accoglie senza pregiudizi, è libero, va. E quindi bisogna avere il coraggio di accoglierli in questo senso. E quindi tutti siamo chiamati a essere un po' come i bambini, proprio perché chi è come loro, cioè chi accoglie il regno come un bambino, può entrare nel regno di Dio. E questo riguarda tutti, anche gli adulti. Ecco, Gesù quindi ci fa capire come la legge e la volontà di Dio è una volontà salvifica, che vuole veramente rendere libero l'uomo dal peccato senza cedere a compromessi. Gesù è molto radicale da questo punto di vista. Quella durezza del vostro cuore. Quante volte sentiamo dire, anche all'interno della comunità cristiana, ma anche fuori, ma la Chiesa si deve adeguare. Non bastano i principi su cui non si può negoziare, come veniva detto fino a qualche anno fa. Bisogna adattarsi ai tempi. Gesù fa capire che su alcune cose fondamentali bisogna andare alla radice, al piano originario di Dio, non adeguarsi. Su tanti aspetti tipici, pastorali, certo, seguiamo i tempi, ma nelle cose che è giuste, che sono, che in cui è giusto fare questo. Non nei principi fondamentali. Quindi Gesù, questo testo, ci aiuta a capire qual è il vero piano di Dio, che è un piano molto bello, ma nello stesso tempo è un piano anche impegnativo.